Ciao a tutti ragazzi, ciao. Con noi Giorgio Locatelli. Salve chef, buonasera, benvenuto. Buonasera, scusate il ritardo. Nessun problema, tanto c'è sempre un po' di pre-live, la sigla, i ringraziamenti, c'è tempo. Come stai innanzitutto, tutto bene? Beh, di salute stiamo tutti bene e siamo un po' tutti depressi perché insomma, sai, siamo qui, non si capisce quando apriremo. È molto difficile questa situazione perché se tu hai qualcosa, ma sai che hai una data a quale mirare, puoi veramente centrare tutte le forze, fare il retraining del personale, parlare con tutti. Invece così proprio non sappiamo dove siamo. E questo è un grosso, non dico problema, perché non bisogna lamentarsi, perché c'è gente che ha peggiori problemi di noi. Certo, cioè, noi ti capisco benissimo perché mio padre c'ha un ristorante, quindi... Ok, allora io ti ho invitato qua perché io guardo molto spesso Masterchef con la mia ragazza, però ti conoscevo anche prima di Masterchef, dato appunto che mi interessano molto le storie degli chef, soprattutto da chi viene dalla provincia, dalle frazioni. Te sei di una frazione molto piccola, dopo ne parliamo, e sei riuscito in un'impresa incredibile, ecco, il tuo percorso è veramente, veramente costellato di soddisfazioni. Però ci arriviamo con calma perché mi interessa molto partire proprio dall'inizio, quindi dalla tua infanzia, e, dato che la tua famiglia gestiva un ristorante e, sì, e quindi già alla nascita sei nato con l'imprinting della cucina. E questo mondo, il mondo della gastronomia, della ristorazione, eccetera, ti è piaciuto fin da subito oppure ti ci è voluto un po' per apprezzare la vita tra i fornelli? Dato che ho sentito che i tuoi genitori ti confinavano lì quando facevi casino, quasi come una punizione. A me, ti giuro, mi sono innamorato subito del mondo della ristorazione per una ragione magari che sembrerebbe un po' stupida, però praticamente nel ristorante che gestivamo, che era stato costruito da mio nonno e mio zio, e tutta la famiglia faceva parte di questo team enorme che mandava avanti questo ristorante. Però durante la settimana non lavoravamo tantissimo, lavoravamo 40-50 clienti al ristorante, però durante i weekend avevamo questi banchetti sposalizi, poi essendo un posto, sai, vicino nella provincia, ma anche vicino a Milano, per cui vicino a Gallarate, vicino a Busto Arsizio, questi posti sono molto molto ricchi, e quando fanno il matrimonio diventa un po' uno show, no? Per cui noi, avendo questa bellissima terrazza sul lago, tutti il sabato, la domenica e anche il giovedì, dipende dai giorni, però avevamo questi banchetti. In questi banchetti cosa succedeva? Che non avevamo abbastanza personale per riuscire a servire, specialmente per quanto riguardava il servizio, per cui avevamo questi extra che venivano a lavorare da noi. Questi qui solitamente erano o dei giovani che avevano fatto la scuola, avevano lavorato in questo ambiente, poi avevano trovato un altro lavoro, il sabato e la domenica lavoravano per arrotondare il loro stipendio, oppure erano proprio dei signori di una certa età, del 70, che erano già in pensione, ma che non tanto per i soldi, ma più che altro per non stare a casa con la moglie un giorno, per venire un po', per sentirsi quello che sono stati tutta la vita. Molti di questi erano dei grandi camerieri che avevano girato il mondo, che avevano queste, c'era uno aveva questa valigia e aveva tutti questi sticks di verma, di ghis, di qua, e arrivava, apriva, tirava fuori la sua camicia, e poi finito poi il banchetto, mio nonno, che era un po' la figura, insomma, aveva questa zona dove lui si sedeva lì, apriva un bottiglione di Chianti o di vino, così, e lì bevevano e cominciavano a parlare. E quando questi parlavano di queste storie, a parte che, sai, io ero un bambino, per cui ogni tanto parlavano anche proprio di porcate, proprio, sai, però io voglio essere uno così, uno che prende la valigia e che va, e che, perché poi, sai, da noi l'aura, la casa, il col, e qui e là, io voglio essere come un guerriero proprio che parte con la sua valigia e va, e non gliene frega niente, domani cambia. Questa è una cosa che proprio, e infatti anche quando mi diceva, ma a te cosa ti piace, la cucina? Mi piace la cucina perché posso viaggiare, era la cosa che diceva. E adesso detesto viaggiare, anche quando mi pagano per viaggiare da qualche parte lo odio,
Dice, ma come ti mandano in prima classe fino dall'altra parte del mondo a cucinare la cena? Perché non ci vuoi andare? Ah, non ci voglio andare all'aeroporto. La vita cambia. Beh, parecchio, abbastanza. Anche perché te sei nato, appunto, come dicevo prima, in una frazione di 1300 abitanti circa, che è questa Corgeno, che è in Lombardia. E, però ti voglio fare una domanda. L'Italia è molto famosa perché ci sono dei piatti o comunque dei prodotti tipici molto famosi anche in luoghi impensabili, anche in luoghi molto piccoli. C'è un prodotto della tua zona, di quella vecchia zona, che ti ricordi con particolare affetto? Beh, sicuramente i brugite, che sono un piatto tipico, che viene, c'è anche un'accademia dei brugite adesso, di Augusto Arsizio, che è come un ragù fatto senza pomodoro e che viene poi servito con la polenta. E questa era una cosa, oppure la cazzera. Allora, ci sono dei piatti che ancora io certe volte lavoro tantissimo a cercare di inserirli in un contesto londinese, perché sai, cioè, i pizzoccheri sono un piatto buonissimo, però uno che è stato a Mary Lynch tutta la mattina a fare meeting, se lo siedi al tavolo gli dà un piatto di pizzoccheri è come se gli dai un pugno, capito? Devi stare un po' attento, non è? Sai, questi piatti erano fatti, dedicati, ed erano anche fatti di ingredienti per gente che aveva anche un certo, una fisicità nel loro lavoro, insomma. Per cui questa è una cosa che mi piace tantissimo, ogni tanto mi diverte tantissimo vedere, sai, un banchiere che alla mattina magari ha guadagnato 250 milioni di sterline nello stock exchange, viene e si mangia una pizzocca, ci stai mangiando un piatto di un pastore, tu che questa mattina hai guadagnato 250 milioni di sterline, capito? Sono cose un po'... Sono emozionanti anche, però. È bello questo, è bello del nostro lavoro. E immagino, anche perché in molte interviste, e questo mi ha colpito molto di te, citi sempre la cucina italiana come una cucina che con nulla riusciva a fare grandissime cose, no? E quindi è bello che tu cerchi di replicare questa cosa anche nei tuoi piatti. Ed infatti ti vado a chiedere se, un po' come in Ratatouille, non so se hai visto il film Pixar, c'è un piatto che ti riporta istantaneamente alla tua infanzia con un solo boccone? I gnocchi proprio sono una cosa che... Sai, era proprio da quando anche una delle prime cose veramente che potevo aiutare mia nonna a fare, a tirare i gnocchi con la forchetta. Noi le facevamo con la forchetta. Che figata. È una cosa che, cioè, anche quando magari ogni tanto succede che ho due persone che mi aspettano al bar perché dobbiamo parlare di questa cosa o qualcos'altro, io passo lì dalla sezione delle paste, c'è quello che fa i gnocchi, e mi metto a fare i gnocchi, perché quando mi metto a fare i gnocchi c'è come c'è qualcosa che succede in me, ma anche quando li mangio. Ma anche così all'olio? A me piacciono tantissimo al ragù, poi lasciati raffreddare e poi risaltati in padella. Quella era la mia cosa, proprio il mio piatto favorito, il mio comfort food, come lo chiamano gli inglesi. Quindi uno arriva allo chef, si aspetta il piatto della vita complicatissimo eccetera, e poi le cose più semplici sono le cose che preferiamo. Guarda che gli chef tante volte finiscono a mangiare i toast quando vanno a casa, perché specialmente quando stai tutto il giorno in cucina, assaggi, fai e anche a che fare molto, non riesci veramente a avere un meals. Mi ricordo una volta mia moglie disse: ma mi sembra che sono due anni e mezzo che non ti ho visto seduto con un piatto. Per due anni e mezzo che mangi tutto il giorno di qui, di là, di su, di giù, ma non ti siedi mai con un piatto davanti e mangi. Però già che ti ritagli questo tuo spazio per gli gnocchi è già molto bello, è già qualcosa di similare. E invece, importantissimo. Sempre un aneddoto legato alla tua infanzia, ho letto che tua nonna non voleva che tu facessi lo chef, ma perché? No, perché? Prima perché era una grande donna ed era saggissima, e poi perché diceva, ma fai il cameriere, perché i camerieri sono vestiti bene, sono vestiti con la cravatta, poi hanno a che fare con i clienti, non si sporcano, i cuochi sono una banda di pazzi, gridano sempre, sono sempre ubriachi, sono sempre, quando c'è stato qualche casino nel nostro ristorante non è mai successo per un cameriere o un manager, sempre per un cuoco, quelli che si facevano arrestare ogni tanto per casino, sempre i cuochi. Dice, no, sono dei pazzi, non puoi avere a che fare con questa gente qua, è una cosa terribile, non è un lavoro.
E invece poi vedi, alla fine poi è cambiato tantissimo, anche proprio come il mondo vede i cuochi adesso. Il lavoro del cuoco si è evolto molto negli ultimi 20 anni, E secondo te sai? perché c'è questa differenza generazionale della visione del cuoco? Beh, sicuramente l'esposizione televisiva e mediatica è importantissima. L'importanza del mangiare nelle società, quando arrivi a un certo punto, il mangiare diventa ancora più centrale a una serie di altri aspetti che fanno parte proprio della società moderna. E il mangiare è anche i giovani, penso che si siano, hanno. Tanti giovani hanno capito che il mangiare era importante, quando invece tu pensa negli anni 60, negli anni 70, sex, drugs, rock and roll, no? Il movimento punk. Dicevo, mia moglie era, capito, era connessa anche con i Clash, aveva, io quando parliamo ogni tanto dico, te avevi 15 anni e andavi a vedere i Clash. Io a 15 anni facevo l'arco e andavo nel bosco a tirare le frecce. Andavo con mio fratello, capito? Però tornare a casa, la tua nonna che ti faceva da mangiare, aveva una cosa. Per te invece il mangiare è sempre stato come quasi un fuel, una benzina, so, una cosa che, capito? Era il rock and roll, different, no? Completamente different. Però, sai, tanti dicono che il mangiare è un nuovo rock and roll, anche tanti artisti dicono questo, che è il nuovo rock and roll perché ha questa capacità di aggregazione, ha questa capacità, da questa idea di condivisione, e c'è anche un grande atto d'amore fare da mangiare per gli altri, come è fare della musica, perché quando uno riesce a spogliarsi in una canzone davanti a tutti, solitamente riesce a fare una canzone di successo. E questo è un po' uguale, il cuoco tutte le sere si mette lì e suona la sua musica tutte le sere, che non è mai identica. Fa anche parte di quello che lui sta vivendo, di quello che è. C'è questa piccola, Questa connessione, insomma. Bella connessione, metafora. esattamente, tra questi due mondi, Invece io mi sono messo a scartabellare un po' le tue interviste e si parla il giusto del tuo periodo da ragazzo, diciottenne, ventenne, così. Dov'è lo chef Locatelli ventenne? Dov'è che si è temprato? Dov'è che ha migliorato le proprie skills? In cucina. Beh, Sì, ovviamente, certo. insomma, no, io devo dire che ho avuto sempre la fortuna di lavorare con dei grandi professionisti a diversi livelli. Quando lavoravo a Varese ho lavorato con un grande chef che si chiamava Corrado Sironi. Oltre a essere anche molto creativo, era anche proprio a livello di conoscenze e di cultura della cucina, era una grande persona. Poi da lì, quando sono passato, ho fatto un anno in Svizzera, in un grande hotel, Dolder, che è un grande hotel, un 5 stelle, e lì ho cominciato veramente a capire un attimo di più cosa poteva essere la haute cuisine francese e poi le differenti cucine mondiali. Poi sicuramente il Savoy, secondo me, mi ha veramente messo al Savoy si lavorava proprio con il repertoire della cuisine di Auguste Lescoffier in tasca, per cui capito, quello che facevamo era molto molto classico. Però, vedi, adesso devo fermarmi un momento su questa cosa qua, perché è un punto molto importante. Certo. Mentre un tempo era importantissimo per un cuoco italiano avere delle esperienze internazionali, non di portare la cucina internazionale in giro per italiani in giro per il mondo, ma di andare negli altri paesi, soprattutto la Francia, con la quale abbiamo avuto sempre questa. Avevamo questo senso di inferiorità della cucina francese, che nel 1900, con i grandi cuochi e anche una politica che ha messo la cucina francese come estensione della loro cultura nel mondo, quello che noi come politici non abbiamo mai fatto, l'abbiamo Ok. tenuti lì così, tanto ti fa le pizze, chi se ne frega, hai capito? Mentre loro l'hanno proprio trasformata in una maniera di esporre la loro cultura in giro per il mondo e l'hanno resa la haute cuisine, che poi ha fatto questa codificazione di queste ricette, per cui tu uno steak Diana o una peach melba, se tu la mangi a Londra, a Milano, a Tokyo o a Parigi, è la stessa ricetta. Ok.
noi come italiani, fino agli anni 70, così, fino a Marchesi, capito? Abbiamo sempre pensato che per formare uno chef deve passare per la haute cuisine. Questo, te lo assicuro, è cambiato. Abbiamo degli chef autoctoni, abbiamo degli chef che non sono mai usciti dall'Italia, abbiamo degli chef che non sono mai usciti dal loro paese, eppure viaggiano in giro per il mondo adesso e fanno ristoranti che hanno un successo incredibile. Questo va a dire che la nostra cultura culinaria è abbastanza forte per sorreggere un progetto che può girare il mondo. Quando invece, fino agli anni, ti ricordi quando Madonna mise quella maglietta Italian Do It Sì, Better? me lo ricordo. Te lo ricordo, quanti anni avevi? Boh, che anni erano? Aiutami. 5, 6, 7 Io sono del magari. 90, quindi si fa E allora presto. non eri Non ancora cioè, io ho nato. visto le foto dopo, però mi ricordo che fece parecchio casino. Ancora Sì, dopo. certo, Cioè, dai. qui c'è stato qualcosa, non lo so, specialmente non lo so, io l'ho notato proprio. C'è stato come un cambiamento, c'è stato qualcosa come c'è stato un senso di pride. Non siamo più usciti dall'Italia, specialmente come cuochi, non siamo più usciti dall'Italia come gli immigranti. Siamo usciti con il nostro valore aggiunto della nostra cucina, che potevamo veramente far vedere agli altri. Questa cosa io me ne sono accorto a Parigi, quando sono arrivato a Appunto, Parigi lo e volevo chiedere. c'era questa. Io ho lavorato in 2-3 stelle Michelin a Parigi, Laurent della Tour d'Argent. Quando sono arrivato alla Tour d'Argent, allora lì c'era Alain Ducasse, che era uno chef, anche lui 3 stelle Michelin, però del sud della Francia. Perché sai, era molto la haute cuisine francese era un po' qualcosa del nord della Francia, di Parigi e tutta la zona, l'Île Parisienne, questa zona intorno a loro. E poi c'era Lyon, c'erano questi posti qua, però non arrivava fino in Provence. La Provence era un po' vista come, sai, così. Invece, con Alain Ducasse, che ha cominciato veramente a mettere nei ristoranti a 3 stelle Michelin un raviolo o una pasta che potesse essere nobile, magari col tartufo, magari col caviale, magari reso un attimino speciale per le loro cose. Però ha veramente cominciato a dare adito a quest'idea che la cucina italiana era qualcosa che poteva veramente cambiare la maniera in cui anche la cucina francese era andata. E adesso come adesso non c'è un ristorante, un hotel a 5 stelle in giro per il mondo che apre e che non è un ristorante italiano. E quindi Non c'è. Quando un tempo il ristorante del 5 stelle era un ristorante francese, invece adesso questo è cambiato. Per cui anche i cuochi di adesso, i ragazzi che escono dall'Italia adesso sono visti in un'altra maniera, sono visti più come degli ambasciatori del nostro gusto. E questa è una cosa molto importante, molto bella anche. certo, bellissima. Ma infatti, ora ti volevo chiedere appunto della tua esperienza parigina, perché ti a 23 anni abbandoni l'Italia e vai a Londra, poi c'è una parentesi centrale a Parigi e poi torni a Londra. Però dell'esperienza parigina ti ho sempre sentito un po' negativo. Insomma, la descrivi come un'esperienza non troppo positiva e che forse addirittura non sai se ti ha lasciato qualcosa effettivamente. Perché ne parli sempre così? Perché ho provato sulla mia pelle il bullismo, questa sensazione di essere inferiore sempre, o sicuramente sai, quando tu lavori in un posto per un anno e mezzo e questo non ti chiama mai una volta per il tuo nome, sono cose che fanno anche un po' male. E poi il giorno che gli dici io me ne vado, ti dice ma scusa, ma perché te ne vai? E tu ti rendi conto veramente, ma questo qua veramente si rende conto di che, come mi ha trattato? Oppure noi italiani dobbiamo lasciarci trattare come dei pezzi di merda così sempre? Capito? Allora lì ti scatta qualcosa, capito? E sicuramente, no, professionalmente sicuramente delle cose le ho imparate. Ho anche imparato a non. Tante volte quando prendo decisioni per quanto riguarda il mio business o come ho fatto quando ho pensato alla locanda Locatelli, ho pensato sicuramente non farò quell'errore lì, sicuramente io non vorrò mai che nessuno del mio team si senta così. Se è una failure, è un errore enorme, se c'è un team di persone che lavora e uno va a casa e per un giorno, può capitare, il giorno brutto Ti che alzi ti pigli male. una mazzata perché l'hai appena cazziata, questa è una cosa, però che tu costantemente, ogni giorno, torni a casa e ti senti insufficiente, incapace, e sempre, questa è una cosa che o il team ha qualcosa che non funziona, oppure
o c'è qualcuno in quel team lì che non veramente sta facendo il suo lavoro come deve farlo, perché noi dobbiamo avvalorare la capacità delle persone che lavorano con noi. E se poi succede che qualcuno è incapace o cosa, allora tu al limite puoi anche arrivare, però io non mi ricordo di aver licenziato nessuno alla locanda. So che qualcuno se n'è andato, cosa, però solitamente io trovo che quando la gente viene e vuole lavorare per te, che prende una decisione, la gente si dedica, la gente ti dà quello che ha. Quello che ha deve essere trasformato in un good per la compagnia, però deve esserci un senso di accomplishment e soprattutto deve esserci un senso di dignità. Quando uno lavora deve esserci della dignità. Tu non puoi trattare male uno che lavora, non lo puoi trattare male. È una cosa, o quando ogni tanto la gente dice: ma io vengo, lavoro per te, ma non mi paghi. No, guarda, noi non facciamo così. Chi viene qua, chi lavora, noi lo paghiamo, se no non lo prendiamo, perché se no vuol dire che, capito, non è che abbiamo bisogno di gente che sta qui a lavorare per niente. È una questione proprio di dignità. E io mi sento ogni tanto sono sicuro che ci sono dei ristoranti che ancora funzionano un po' con questi criteri strani, però sono sicuro che i giovani di adesso nel futuro saranno tutti più come me e vorranno creare dei business nel quale c'è questo sentimento di crescita e di passione e di inclusione. Io mi sono, sai, è brutto quando tu torni a casa e ti senti proprio una merda, se tu non vali niente, capito? Quando invece poi io mi ricordo, ma sai, avevo 26-27 anni, Madonna santa, telefonavo a casa e ogni tanto piangevo con mia nonna, mi dicevo: ma com'è possibile? Cioè, capito che io non, cioè, ero un bravo cuoco, sono arrivato al Savoia in 4 anni da commis, sono diventato sous chef, ho imparato la lingua, qua è 3 anni che sono qua, questi qua, capito? È continuo, è il ritale, ma che ritale? È il ritale, sì. Mica ritale, che cazzo. Il ritale, cioè, spiego al pubblico, è il nome che danno i francesi agli stranieri, ovviamente con accezione negativa, no? È un po' razzista come termine. Molto razzista. Quindi subivi mobbing praticamente, quello che finalmente adesso è stato classificato, identificato come mobbing, cioè tutti i giorni... Sì, a quel momento lì non... Poi non è che ero anche un santo, perché poi se qualcuno mi saltava, mi schiacciava i piedi 1, 2, 3 volte, ma più di qualche volta stavi fuori a aspettarla la sera e poi quando usciva pum 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 gli dai 4 cazzotti. Boia! Ma è successo non una, non due, anche 3 o 4 volte. Aspettavi proprio, sai dove, sai che andavano in quel bar lì a bere. Allora aspettavi, andavi lì e poi trovavi la maniera di dargli 2 cazzotti, però o magari li prendevi anche, perché ogni tanto anche presi, però sai, le cose poi cercavi di fare di reagire come potevi, perché sembrava di essere in un angolo proprio. Addirittura poi quando io ho finito di lavorare in Francia e sono tornato in Italia, mi ricordo proprio questa discussione con mia nonna e io gli dissi: ma loro sono i migliori chef del mondo, hanno 3 stelle Michelin, ma io non voglio essere così, allora probabilmente non voglio più fare lo chef. E lei disse: no, tu puoi essere lo chef che vuoi essere tu, non devi essere come loro e potrai arrivare agli stessi livelli loro. E infatti mi ricordo quando arrivò la stella Michelin, quel giorno mi ricorderò, era proprio un giorno che mi è venuto in mente proprio mia nonna, e ho detto: guarda che la forza, la tenacia, questa era gente forte, gente che ha passato 2 guerre, gente che ha perso tutto, la casa, di qui, di là, però hanno trovato sempre la maniera di andare avanti. Noi ogni tanto drammatizziamo, ogni tanto bisogna proprio, capito, devi tirare, come si suol dire, tirar fuori le palle. Ma io per esempio trovo che le donne hanno più palle degli uomini, non so cosa devono tirare fuori, ma posso tirare fuori anche loro, ma quando le tiri fuori funziona, per esempio. Che bellissima soddisfazione, bel racconto, non me la sarei aspettata così negativa. Ora ho capito perché ne parli sempre male, deve essere una bella macchia, mamma mia, bruttissimo. E voglio fare un passo indietro. Però, dimmi ho detto prima, ogni tanto dalle esperienze negative costruiscono un carattere più delle esperienze positive. Oh, certo. Ogni tanto io penso che la tenacità e la forza, questa forza di rivincita, questa forza di voler far vedere che cosa valiamo, venga anche dal fatto che magari, non dico che è giusto essere bullizzato, anzi, detesto qualsiasi maniera di bullismo e lo stamp it out
straight away from my company per le mie consulenze. Se qualcuno è un bully, basta, fuori dai coglioni. Nel mio ristorante. Buono. Non entra al ristorante. Bisogna essere capaci di lavorare insieme in armonia. Buono, bene, bene, sì, anche perché così si lavora meglio, secondo me, anche perché è una giungla, l'ambiente della cucina, quindi bisogna essere per forza uniti. E voglio fare un passo indietro, perché te vai via dall'Italia a 23 anni, quindi giovanissimo, e vai appunto a Londra, ne abbiamo parlato, e poi parliamo anche del Savoy. E perché sei andato via dall'Italia? Perché hai sentito il bisogno di andare a Londra? Niente, quando sono... Io ho dovuto fare il servizio militare. Quando ho finito il servizio militare era quello che volevo fare da quando avevo 6 anni, andare in giro per il mondo con una valigia e senza avere né macchine, né moto, né Disney, questo, né girlfriend, né niente. Cioè, proprio quel senso di quasi on the road. Però purtroppo non avevo... Questa la mia famiglia era una famiglia proletaria e operaia, non mi ha fatto leggere Jack Kerouac quando ero giovane, capito? Per cui la maniera in cui ho visto il mio Jack Kerouac l'ho fatto tramite la mia professione, per cui era la ragione per cui io volevo andare. E poi soprattutto, come ti ho detto prima, perché per diventare uno chef negli anni 80, fino alla fine degli anni 80, uno doveva essere formato all'estero o doveva avere una formazione in Francia o posto del genere, se no non era mai veramente uno chef. E hai notato subito dei cambiamenti, cioè delle differenze tra il metodo lavorativo italiano di un ristorante italiano rispetto a quello di un hotel prestigioso come il Savoy? Beh, sicuramente, sai, la brigata più grande con la quale avevo lavorato all'Italia era di 14 o 16 cuochi, per cui non enorme. Invece poi, insomma, a Savoy eravamo 86 in cucina e 34 in pasticceria. Madonna! Era una cosa incredibile, cioè la macchina da guerra, come era disegnata la cucina, come era fatta, il tutto era veramente un... C'è voluto quasi un mese per riuscire veramente a capire come funzionavano le cose. C'è da dire una cosa, che io sono stato abbastanza fortunato, è che quando lavori in una cucina così hai anche un sacco di cuochi che sì, sono dei cuochi, ma non sono dei finisseur, non sanno finire un piatto, non sanno dall'inizio alla fine come fare una cosa, fanno solo parte di una procedura che poi produce questo prodotto alla fine, no? E lo chef si accorse subito che io venivo completamente da un'altra scuola e utilizzò queste mie capacità. Molto intelligente, perché era un grande chef. Anton Edelman era ed è ancora uno degli chef più stimati nel mondo, ed era tedesco, per cui di una ferrea a militare facevano ridere, secondo da come, cioè, io ogni tanto gli dicevo: chef, ma io sono stato nelle army, sono stato nell'esercito, e lui mi diceva: sì, ma l'esercito italiano. Diceva: sì, ma l'esercito italiano. Però era incredibile lui, cioè la sua l'organizzazione e il planning da come produrre un piatto a come poi finire, gestire la produzione di un piatto per 300-500 persone, perché poi avevamo due ristoranti, una sala da banchetti da 500 persone, una sala da banchetti Madonna da 100, e poi c'erano tutte le camere con due piani di appartamenti, nei quali tu, nell'appartamento al sesto piano, che era l'appartamento del Monet, dove c'era un Monet, addirittura lì, non so, stava... Io ho fatto da mangiare per Frank Sinatra, gli ho fatto la zuppa e fagioli a Frank Sinatra lì. O gli ho fatto la steak Diana per Pavarotti. Era molto differente, capito? E questo mi ha dato veramente una visione totale, soprattutto a livello organizzativo, che mi ha aiutato molto quando poi ho ricominciato a gestire le mie cucine. Ho adottato dei sistemi che lui usava per gli ordini, per la pianificazione del menù, per cercare di evitare qualsiasi waste, come si spreco, per evitare gli sprechi. So, c'era tutto un management thinking dietro questo, che era molto... Lui era avanti, era uno bello avanti,
anche con l'uso del computer già lì a quel momento lì, che era una cosa, non era ancora entrato proprio nelle cucine il computer come lo è adesso. Che figata. E poi voglio alleggerire un po' adesso, perché molti italiani, compreso il sottoscritto, sono sincero, voglio essere cristallino con te, reputano la cucina inglese inferiore a quella italiana, ok? Non so come la pensi tu, però nel caso ti andrebbe di provare a farmi cambiare idea, o almeno di farmi ridimensionare quest'idea? Sicuro, sicuro, 100%. Certo, sai, ci sono degli stereotipi, come ci sono degli stereotipi nella cucina italiana in giro per il mondo, sai, le lasagne, la pizza, la pasta, sono cose che uno dice, ma io mi ricordo più, ma che cos'è sta pizza? Un po' di pane con un po' di pomodoro sopra, dai, insomma, non l'hai mai mangiata una pizza, per quello che non lo sai, però hai capito. E ci sono degli stereotipi sul mangiare inglese. Io non sono tanto convinto, c'è anche dei grandi cuochi inglesi che lavorano in campagna, che lavorano anche a nord, in Scozia, Galles, dove hanno dei prodotti di grande qualità e che producono del buon mangiare. Uno degli chef più influenti mondialmente è lo chef di St. John's, che ha inventato questa idea del nose to tail eating, so che devi mangiare tutto dalla testa alla coda, che si chiama Fergus Anderson, che ha fatto un libro, Nose to Tail, che ha venduto qualcosa come 2 milioni di libri in giro per il mondo. So, è una cucina che, a parte, cioè loro hanno avuto un grosso problema, non un grosso problema, so, storicamente, 60, 70, 80, 60, 70 soprattutto, per loro sono stati una grande rivoluzione. Per noi sì, ci sono cambiate le cose. Qua invece il rock and roll, i Beatles, i Rolling Stones, cioè capito? Il mangiare è diventata una cosa che non passa, il knowledge del mangiare non è passato da madre a figlia, c'è stato proprio un gap generazionale e si è persa un po' questa cultura. Per cui gli inglesi sono diventati quelli del fish and chip, del roast beef. No. Se noi guardiamo la cucina inglese, specialmente andando da regione a regione, troviamo dei fantastici dish, dei fantastici piatti, anche certe volte che assomigliano anche a dei piatti delle regioni italiane. Chiaramente non hanno mai avuto questa grande produzione di vegetali come gli italiani, e magari anche il pesce con il tipo di mare che hanno, non è il Mediterraneo, i pesci sono più grandi, la pesca era differente, per cui i piatti sono un po' differenti, però non è una cucina. Però a livello di internazionalità, con l'impero, il loro uso delle spezie, la loro capacità anche di capire un'altra cucina, perché gli italiani, tanti italiani, fanno anche fatica a capire la cucina differente di un'altra regione d'Italia. Mentre qui c'è stata un po' questa collettività, c'è stata questa maniera anche di produrre e distribuire e mangiare che è stata molto americanizzata, perché sai che loro con l'America avevano un bridge, un ponte molto più chiuso, hanno vissuto della quella che loro chiamano spam, che è la carne in scatola che gli hanno mandato gli americani. Qui il razionamento dopo la guerra è durato 8 anni, cioè dopo 8 anni che è finita la guerra, la gente mangiava ancora con i cartellini e razionato. C'è stato proprio un collasso enorme per quanto riguarda il sistema produttivo del mangiare, perché sono andati tutti in guerra, e quelli che sono stati in guerra sono ammazzati. Hai capito? C'è stato proprio un collasso totale di tutto l'apparato food. Questo ha creato questo gap incredibile e la musica, la moda, queste cose qui hanno un po' preso sopravvento. E per anni non si è pagata tanto. Infatti, il ristorante che era ambizioso da andare era il ristorante francese. La cultura francese era riuscita gli hotel cucinavano tutti i francesi. Per cui hanno perso un po' quest'idea. Però non è una brutta cucina, anzi, ci sono dei prodotti che. Le sogliole di Dover, il salmone affumicato, le Colchester Oyster, sono cose che, capito, le Colchester Oyster solo il 4-5% rimane in Inghilterra, il 96% viene mandato in Francia, perché i francesi le reputano una delle migliori ostriche del mondo, i francesi, te figurati, capito? Cioè,
vuol dire se per loro, per dire che un'altra cosa è più buona della loro, vuol dire che deve essere proprio buona. Poi vai in Scozia e in Irlanda, cioè le coquille Saint-Jacques, le capesante che trovi in Scozia e in Irlanda non esistono in nessun'altra parte del mondo. So, ci sono dei grandi prodotti, è una buona cucina. E poi ha questo grande accento e questa grande capacità di prendere le altre cucine e farle diventare sue. Mentre noi invece abbiamo un pochettino, appena uno mette una foglia di una cosa, ah, questo qui imbastardisce la cosa. Loro hanno questa capacità più di mettere insieme tanti gusti. E questo ha portato a... cioè, Londra ha definitivamente superato Parigi gastronomicamente, ma non perché ci sono più 3 stelle Michelin, perché ci sono più 1 e 2 stelle Michelin di tutte le nazionalità del mondo, dai coreani agli indiani, cinesi e tutti di quel livello che sono arrivati a un livello di che la Michelin li ha dovuti tenere in conto. Ciò ti fa vedere di come sia salito. Tu vai a Parigi, sì, ci sono i 3 stelle Michelin, ma sono tipicamente francesi e basta, non hai nessun'altra influenza che porta dentro. Qui invece abbiamo questa internazionalità, e è questo che ha reso Londra probabilmente uno dei più importanti stomping ground della cucina. Tutti gli chef del mondo passano da Londra, o vorrebbero passare da Londra, o si lasciano invitare a Londra per far vedere cosa sono capaci di fare, quando un tempo questo succedeva solo con Parigi. Ok. E un'altra cosa che mi è rimasta molto impressa di te, e la vedo anche durante questa intervista, è che ti piace molto raccontare la storia di un determinato piatto, cioè è anche la storia di come viene consumato. Per esempio, mi è rimasto impresso il tuo aneddoto, comunque il tuo racconto della chicken pie, che i tassisti lo mangiano, lo consumano con quella coi porri e i funghi. E qual è la storia culinaria che ti affascina più di Londra o dell'Inghilterra in generale? Ne ho vissute tante, perché poi lavorando per la BBC e facendo dei lavori così ho girato un bel po' il paese, per cui ne ho vissute tante. Una cosa che l'ho appena menzionata erano appunto le capesante dell'Irlanda, dove addirittura gli irlandesi hanno capito 20 anni fa che bisogna lasciare il tempo giusto al pesce per ricrescere. Insomma, hanno chiuso queste bay completamente, dove tu non puoi entrare completamente né con le barche né con niente, e hanno lasciato rigenerare questo. E allora io ero lì a visitare e questa mattina siamo alzati, anzi la sera prima abbiamo bevuto anche un po' di Irish whisky quando siamo arrivati, così c'era il fuoco, faceva freddo, ci sono stata già un po', mi sono svegliato, questo qua insomma la mattina ci ha fatto svegliare alle 4:30 e ci siamo messi la tuta da palombaro, cioè non sai quella che ti chiudono dentro, la tuta da palombaro, e siamo andati a camminare con lui a raccogliere queste capesante dal fondo. E è stata un'esperienza incredibile, con la moglie nella barchetta sopra che ci dava l'aria, e noi camminavamo sul fondo. Lui fa 5 miglia al giorno sul fondo del mare. Il suo fisico era una cosa che un atleta da Olimpiade era una cosa. Io infatti non ce l'ho fatta, dopo un'ora così sono dovuto uscire perché non ce la facevo, anche dal freddo. E c'era questo mare bellissimo, e a un certo punto lui mi faceva dei segni, avevamo dei segni per capirci. Arriviamo a un certo punto, mi dice di fermarsi, e poi alza il piede e pucca il piede sul fondo, e vedi una ventina di queste scallops che hanno glassato, come volato nell'aria, pa, 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 così volando, ta, 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 e poi sono ricadute in un altro posto, e poi lui da lì sceglieva la grandezza giusta di prenderle, quelle che non andavano bene le lasciava lì, perché e così, e c'era questo mare pieno di queste cose che abbiamo preso. E mi ricordo tornare indietro, dire come posso come chef onorare questo prodotto, come posso pensare come posso essere così pieno di me stesso da poter migliorare questo prodotto in quello che gli faccio, perché anche questo rispetto è importantissimo.
E lavorai per dei mesi su questa cosa finché un giorno usai questa idea francese che si chiama l'aspretto, che è una riduzione di zucchero e aceto, con lo zafferano, e feci questo piatto che poi è diventato uno dei miei signature piatti, che è le capesante con l'aspretto di zafferano e il purè di sedano rapa. E questo è un piatto che c'è tutta una storia, e anche lì ogni volta che vedo una capesante che arriva non devo andare per forza lì a aprirne una, sentir l'odore, perché mi torna proprio in mente tutto questo. Bellissimo. E a proposito di questo, a metà degli anni 90 torni a Londra e apri il ristorante Olivo. Volevo chiederti, col ristorante Olivo hai detto che hai concepito un menù che fosse un po' per tutti, addirittura se andavi te a servire le persone che venivano al ristorante. Come sei arrivata a questa idea di ristorante, a questa idea di menù? No, più che altro è stato proprio un'idea che ho con questo mio amico che si chiamava Mauro Sanna, e lui era coproprietario del ristorante, lui faceva il manager. Però insieme, siccome lui aveva molto a che fare, lavoravamo molto vicini, poi lui essendo sardo, lui voleva mettere un'influenza sarda nella cucina, e io non c'ero neanche mai stato in Sardegna, per cui dovevo avevamo questo forte scambio, cucinavamo sempre insieme, lui mi faceva delle cose, poi questo ancora prima di aprire a casa sua o nell'appartamento che avevo io. E ci siamo resi conto, mentre questo succedeva, che eravamo tutti e due cresciuti in ambienti dove la cucina e la sala erano due eserciti differenti, che più di ogni tanto si facevano anche la guerra, a discapito dell'esperienza del cliente. E questa era una cosa che succedeva molto. E questa cosa noi abbiamo parlato tanto, dobbiamo avere qualcosa, che noi vogliamo avere solo un team. Tu puoi scendere in cucina e far da mangiare, io posso andare in sala a servire. Dobbiamo avere questa idea che il mangiare non è finito solo nel piatto, ma finisce davanti al cliente. E quando il cuoco vede la faccia del cliente, di tanto è importante, quando vede la soddisfazione di qualcuno mangiare. Quando si sta in cucina non vede nessuno, per cui non sa, sì, gli danno lo stipendio, ma non lo sa, neanche gliene frega, neanche intorno a dire: oh, chef ha detto che era buono. Vengo solo indietro quando dico: oh, è salato o non è buono, ma quando è buono non ti dico mica niente, o non ti dicevano niente. Per cui questa idea è nata tra di noi ed è stata naturale proprio, e anche le persone che abbiamo preso a lavorare con noi avevano questa capacità di essere ambigue, diciamo, di poter lavorare da tutte e due le parti. E questo mi ha fatto veramente capire che, e ho sempre fatto questo poi nei miei ristoranti dopo, anche se magari allo Zafferano non ci sono riuscito tanto bene, ma alla Locanda penso di esserci riuscito bene, di fare il mio ristorante c'è un team, non ce ne sono due, un team. E questo è importantissimo. Questa infatti ancora adesso ogni mese, per una settimana al mese, uno o due della sala vengono a lavorare in cucina e uno o due della cucina vanno a lavorare in sala, tante volte anche alla reception, perché la reception è l'accoglienza, è la prima persona che tu vedi entrare nel ristorante, è l'ultima che vedi prima che te ne vai, è una persona importantissima che ha anche se non ha delle mansioni pratiche così importanti come il cuoco, il cameriere, che sono proprio tecniche di servirti il mangiare, però nel contatto col cliente è importantissimo. E ti immagini, prendi un cuoco che magari anche ha 20, 25 o 30 anni, che non è mai stato davanti, e prendi e bam, lo metti lì davanti con le ragazze o con mia moglie a fare la reception. Quando questa persona torna indietro, io me lo ricorderò sempre, c'era questo ragazzo che l'ha fatto ultimamente, prima che avessimo tutto questo problema del Covid, e tornò dentro e dice: oh ragazzi, ma si lavora durissimo là fuori. Perché loro pensavano che là, quelle là erano solo là a fare le belle tipe, no, buonasera, buongiorno, invece capito. Però questa è una cosa importante, che anche se poi a me piace stare in cucina, se dovessi scegliere io preferisco stare in cucina, però capire cosa gli altri in questo team fanno veramente è una cosa importantissima, e crea qualcosa nel ristorante, crea una forza, crea un'unità, crea qualcosa che
diventa un team veramente. Questa è una cosa molto importante. E ora che abbiamo parlato dei tuoi successi, tutti, comunque tutte le tue soddisfazioni personali, e dopo gli anni di studio, di lavoro, di sacrifici e di tutte queste esperienze, c'è stato però un momento di crisi dove hai detto: cavolo, non ce la faccio, è troppo per me. C'è mai stato oppure ce l'hai fatta senza problemi? No, ce ne sono stati tantissimi momenti, e sono sicuro, è importantissimo anche parlare di questo, perché sai, quando uno vede una carriera che vede solo quello che è brillante e bello di una carriera, ma ci sono stati tantissimi momenti di self-doubt e di incapacità di pensare che potessi andare avanti. So, poi l'ultima cosa che mi è successa era quando 6 anni fa stavamo lavorando, erano le 22:20, 4 di sera, del venerdì sera, e a un certo punto c'è stato uno scoppio spaventoso che ha spento tutte le luci, ha disastrato la cucina ed è stato un'esplosione nel nostro building, ma sotto di noi, dove è il ristorante. Okay. C'è stata un'esplosione enorme che ci ha chiuso per 6 mesi, e lì è stato un momento molto duro. Madonna. C'è stato 2 momenti durissimi, prima di tutto perché quando siamo riusciti tutti a uscire fuori mancava una persona e non riuscivamo a capire dov'era. E allora lì c'è stato, mi sono diventati un po' non avevo tanti capelli bianchi prima di quello, mi sono diventati capelli bianchi quella sera lì, perché il mio pensiero è andato subito prima di tutto alla mia incapacità di proteggere la gente che lavorava per me, che non ho potuto fare niente, ho dovuto solo cercare di farla uscire da dove era, ma io mi sentivo responsabile di quello che era successo, anche se poi alla fine, dopo quello, tutto che è successo, è saltato fuori che insomma noi non c'era nessun miscandalo da parte nostra. Il problema è stato del building sotto di noi, per cui non abbiamo fatto niente di sbagliato. Però il momento, a me, ho pensato che l'esplosione fosse stata da parte mia, che io avessi fatto qualcosa che danneggiava la salute di quelli che mi stavano aiutando, mi ha veramente deluso. E poi il pensiero di dover prendere il telefono in mano e telefonare al padre o alla madre di qualcuno che stava lavorando per me e dirgli che non c'era più. Questa è una cosa che mi ha fatto... Ho dovuto lavorarci tanto sopra, dopo un po', per 3 o 4, anche 4 o 5 mesi. Ho dovuto andare anche dallo psicologo per riuscire a trovare questa... aiutarmi a veramente digerire questa cosa. E poi chiaramente mi sono trovato col ristorante chiuso per 6 mesi e con tutti i ragazzi a casa, qualcuno all'ospedale, qualcuno che ancora adesso quando parli dici: ma dormi con la luce ancora accesa? Esattamente, dormono ancora con la luce accesa, non spengono ancora la luce adesso. Madonna santa. Tu sei in un building del genere e crolla tutto addosso e ti trovi da solo, sono delle cose che, cioè, io mi ricordo, io ero davanti al frigo del pesce e la botta è stata talmente tanto che io avevo queste, i Berkermans, no? Sai, quegli zoccoli. Sì, certo. Praticamente 2 giorni dopo, quando siamo riusciti a rientrare ancora dentro, davanti al frigo c'erano i miei zoccoli. E io ho fatto tutta la notte senza scarpe e non mi sono neanche accorto. Mi sono accorto dallo shock. Sì, uno shock, guarda. E poi, capito, questa idea. Però vedi, anche lì, con i ragazzi, trovi la forza. Tutti i giorni scendavamo al ristorante, abbiamo organizzato questi corsi di vino, di questo, di quell'altro, di mangiare. Abbiamo fatto delle cose, delle esperienze, siamo andati. Qualcuno l'abbiamo mandato a lavorare nelle consultancy. Eppure anche lì, dopo un po', trovi la forza di reagire. Però, sai, una cosa così può anche ucciderti, specialmente se no, per forza. Poi sai, io sono uno che vive del mio lavoro, sono un po' un workaholic, no? Infatti il problema maggiore è questo qui adesso, che capito, che mia moglie ogni tanto mi guarda e mi dice: ma vai in cucina, anche se non c'è nessuno, vai, per piacere, vai via, perché è così, siamo abituati a vivere in queste esperienze. Beh, l'importante è che tu l'abbia superata, insomma, che tu adesso sia più tranquillo, insomma, lo spero, ti vedo già più sereno, insomma, dopo un'esperienza. Ah, no, diciamo. Sicuramente 6 anni. Poi, ah, ok, la ok. La cosa più bella che è successa è che quando poi è successa questa cosa, mia moglie mi ha regalato il mio cane, che si chiama Olive, ed è una love story da quando sono
innamorato del mio cane, lo porto a fare in giro. Io non avevo mai avuto un cane quando ero piccolino, quando ero in campagna, ma qui non l'avevo mai avuto, per cui capito anche qualcosa di positivo è uscito anche da lì. A lieto fine, una storia a lieto fine, sono contento. Parliamo di MasterChef, che è l'ultima parentesi, diciamo, l'ultima sezione di questa intervista, e ti volevo chiedere di quando hai ricevuto quella telefonata dove ti hanno chiesto di partecipare come giudice di MasterChef. Hai avuto dei dubbi o hai accettato subito senza remore? Ok, all'inizio, come tu saprai, mi era stato proposto di scendere a fare come guest. Ok. Come ospite. E mi era stato proposto dall'allora direttore di produzione e direttore che si chiamava Paola Costa. E devo dire che con la Paola c'è sempre stato un grande feeling subito, dalla prima volta che mi ha telefonato. Lei aveva il numero, un mio amico gli ha dato il numero, che era un amico di... che era un amico mio di Bruno Barbieri, perché Bruno Barbieri è stato a Londra con un ristorante per un anno e noi ci eravamo conosciuti e avevamo questo amico in comune che gli ha dato il numero a lui, che poi ha passato a lei, per cui lei mi ha telefonato tramite questo. Io sono sceso anche così, più che altro sono sceso perché così almeno mia mamma poteva andare dal parrucchiere al sabato e essere contento una volta, di dire, perché sai, i miei non è che capivano esattamente cosa stava succedendo a Londra, poi io non è che andavo a casa di gli ho fatto questo, ho fatto quello, non tenevo le mie cose molto inglesi, sull'inglese, quando andavo a casa facevo il Giorgio normale, tranquillo. Quando io sono sceso per fare questa prova, devo dire che mi sono trovato Antonino, Joe e Bruno e la Paola, e mi sono trovato subito benissimo quel giorno lì. E loro, appena siamo tornati a Londra dopo questa esperienza qua, mi hanno detto: ma ti interesserebbe fare parte del gruppo? Vorremmo fare con 4 giudici invece che 3. Io però non ho potuto l'anno dopo farlo, perché avevo già tutto il filming schedule che era per questo quello che stavo facendo per la BBC, e si accavallavano le due produzioni e io avevo già firmato, per cui non potevo, non potevano neanche cambiare tutta la produzione per me. E infatti entrò la Klugman, che fece un anno, e che non so per quale motivo, ma non penso sia, adesso non so come andò, però non andò bene per lei, o anche lei probabilmente non voleva più fare questo, e l'anno dopo mi richiamarono. Però è venuta molto naturale la cosa, sempre tramite la Paola e la produzione di Endemol, e più che altro, sai, l'ho accettato perché quando sono stato quella volta lì a fare l'ospitata mi sono trovato veramente bene, mi sono trovato con delle persone che mi è piaciuto lavorarci, che sono stato insieme 2 giorni, e c'era una certa armonia, specialmente poi con Antonino io mi sono trovato proprio subito bene, e anche con Joe, perché poi Joe è un grande, insomma, ha queste caratteristiche, ha la sua maniera di parlare, tutto, però Joe è uno che ha 2 palle che fumano, per quanto riguarda il nostro business. E niente, è molto facile lavorare, fare televisione quando lavori con gente che ti piace, molto facile, è la cosa più facile. È una cosa quasi impossibile farla, la televisione, bene con qualcuno che ti sta antipatico. Io sono sicuro di questo. E siccome i parametri c'erano per me, per poter fare veramente un buon lavoro con gli altri, ho accettato e veramente non mi sono pentito, anzi sono molto contento. Poi questo abbraccio forte degli italiani, che gli inglesi, sai, gli inglesi ti salutano magari, ti dicono I love your job, I love what you done, ma è molto più, stanno molto sulle loro. Invece gli italiani, proprio questo abbraccio forte, proprio è una cosa che veramente ti dà un extra forza, mi fa sentire, sì, mi fa sorridere, mi fa contento della vita. E poi insomma, Nemo profeta in patria, insomma, quando uno ha tutto questo, ha tanti successi fuori dall'Italia e niente mai in Italia, chiaramente diventa una cosa quasi ancora doppio piacere, nel fatto che il mio carattere, la mia persona, quello che ho fatto venga accettato in questa maniera in Italia adesso e venga apprezzato.
veramente fa un gran piacere e spero solo di ispirare anche i giovani, perché io credo molto nei giovani, tendo ad avere una cucina di gente sempre molto giovane, o avere sempre un certo numero di ragazzi che stanno facendo la loro esperienza di vita, che stanno creando il loro carattere, e cerco di dargli quelle cose che non mi hanno dato, che non ho avuto io quando avevo la loro età, e vedo che funziona molto bene questo, perché vedo quelli che hanno lavorato da noi 10-15 anni fa, dove sono già arrivati adesso in quello che stanno facendo, e mi riempie il cuore di veramente grande soddisfazione. Ma guarda, l'effetto è sicuramente positivo, perché io ti ho fin da subito cercato, perché dentro a quell'ambiente, perché io ho sempre visto MasterChef, passami il termine, come il wrestling della cucina, no? Dove tutti interpretano un ruolo, ci sono molti, appunto, c'è il gioco dei ruoli, no? C'è magari Barbieri, che è quello più precisino, quadrato, cannavacciuolo, invece quello un po' più umanesco, scherzoso, eccetera. Io invece ti ho sempre visto come quello un po' più umano, no? Un po' più, so come spiegartelo, però un po' più alla mano, ecco, ed è per questo che ti ho subito chiamato e che ti volevo subito su Twitch, che secondo me posso raccontarti una cosa che fa ridere. Sì. Allora, quando la prima edizione è uscita fuori questa storia del gentleman, British gentleman, e praticamente, sai, noi qua non riceviamo la press sempre, io vedevo i card della press nelle email e ridevo, però non ho detto niente a mia moglie, no? Dopo, a un certo punto, è arrivato il press cut, proprio quello dell'ufficio, è arrivato il librone con dentro tutti i press cut, e lei, chiaramente, non l'aveva mai viste prima, ha cominciato a guardare le mail e ha cominciato a vedere questa storia di sto gente. E mi ricordo un giorno mi dice l'unica ragione che io ho scelto te è perché non eri un English gentleman, perché eri così differente dagli English gentleman. Io ti ho scelto solo perché, e adesso tu cosa mi fai? Mi diventi l'English gentleman dell'Italia. Devo morire da ridere, guarda. Quindi hai dovuto interpretare quel ruolo. Vabbè, ci sta, però, ci sta. Ecco, appunto, proprio in trasmissione sul set, te cerchi di spingere un po' su questi fattori, cioè di essere un po' attore, oppure sei te stesso? Beh, abbiamo anche una storia che dobbiamo riempire, cioè, sai, il programma è anche fatto, deve avere un filo logico, okay, per cui ti devi anche adattare magari a certe situazioni. Però io veramente non cerco veramente cerco di essere me stesso proprio al 100%. Magari ogni tanto, magari mi arrabbio un po' di più che mi arrabbio quasi in cucina. Ah, ok. Perché ogni tanto devi avere un po' questa, non dico aggressività, però devi cercare di veramente passare il tuo messaggio e passarlo, non hai il tempo veramente di spiegare, ma hai il tempo di essere incisivo. Stiamo dando un lavoro a queste persone, gli stiamo dando un'opportunità nella vita, dobbiamo cercare anche di mettere a nudo un po' il loro carattere, o cercare veramente di far vedere questa storia, per cui c'è tanto lavoro su questo, però gli autori sono molto, lavoriamo molto vicino agli autori. Gli autori non scrivono cose che gli passano per la testa, il discorso è sempre, abbiamo sempre un vito su quello che stiamo dicendo, cioè gli interventi sono molto poco, poi abbiamo tantissimo materiale, come viene poi tagliato e messo insieme, ogni tanto può, delle caratteristiche possono essere un po' accentuate, come hai detto te, il Barbieri che è precisino, basta che prendi tutte le volte che è precisino e le metti insieme, okay, non è che basta essere preciso tutto il tempo. Lui, capito, la televisione sempre ha questo. Devo dire che mi trovo molto bene, come cerchiamo veramente di mandare questa storia avanti, perché deve esserci anche un senso di una storia che continua, no? Ed è per quello anche penso che abbia successo il programma, non fine a se stesso. C'è anche proprio, vedi, questo coinvolgimento delle persone con un carattere più che un altro. Ti rendi conto veramente che la gente sceglie questo perché è molto interessante, un esperimento molto interessante. Ah, c'è una narrazione, via, con tutti i suoi personaggi, le sue cose, tipo una serie TV, ecco, diciamola così, una specie. Beh, sai,
la gara poi è la gara, perché se tu non fai una cosa che non è che non si può mangiare, vabbè, chiaro. Anche se sei bravo, anche se fai parte della narrazione o cosa, se però se il piatto poi è quello che decide. Certo che sai, quando hai 20 concorrenti è più facile sceglierne uno che quando ne hai tre, certo è una cosa. E poi è anche un gioco alla fine della giornata, certo. È un gioco, per cui capito, bisogna anche che la gente si metta in gioco. Fighissimo. E chiuderei con questa domanda, perché forse hai già risposto parzialmente prima, però voglio fartela lo stesso, perché... Quella del succo di frutta alla pera? No. Qual è quella del succo? Ah no, perché hai sentito in pre-live, sì, uno ha chiesto, chiedi lì qual è il suo succo di frutta preferito, vabbè, insomma, mi sembra... Anche a me il mio succo preferito è quello alla pera, specialmente bravo, al mattino. Grandissimo, meno male, non sono solo, non sono solo. Comunque... Il croissant è il succo di frutta alla top, pera. Top, yes. Io ti volevo chiedere, nonostante hai programmi televisivi, la gestione dei ristoranti, gli impegni, anche questa intervista, decenni di esperienza, riesci comunque, dopo tutto questo tempo, a ritagliare del tempo per metterti davanti agli ingredienti e assaporare il piacere di inventare una nuova ricetta o di cucinare solo per il tuo gusto personale? Ce l'hai ancora quel tempo dedicato a te stesso? Sì, è probabilmente anche la cosa che ti tiene in cucina e che veramente ti dà questa... ti tiene interessato in questo, perché puoi sempre riuscire a stupire i tuoi sapori, perché puoi sempre aggiungere qualcosa, c'è sempre qualcosa da imparare. E gli ingredienti poi sono... cioè, adesso ultimamente, per esempio, in questo lockdown, l'ultimo lockdown con mia figlia qui a casa, mia figlia ha 24 anni, ha fatto l'università, poi ha fatto Australia, Sud America e Sud Africa, è stata via un anno e mezzo. Quindi immagina, 4 anni di università e un anno e mezzo in giro per il mondo, te immagina cosa fa. Tra l'altro lei è vegetariana, per cui figurati cosa fa da mangiare. Eppure anche qui cucinando con lei io mi trovo benissimo, perché dico, ma sei sicura che vuoi mettere questa? Solitamente litighiamo perché lei vuole mettere troppe cose dentro in un piatto, io dico, ma mettiamone un po' di meno. Questo lei sta imparando, però ho trovato abbiamo fatto degli abbinamenti che veramente mi hanno colpito ultimamente, che dici wow, non lo farei in un piatto italiano, però se cuciniamo questa cosa io lo rifarei a casa. L'uso di certe spezie, l'uso di certe erbe, che sono fuori dal mio pattern di colori, no? Eppure ti trovi davanti e dici, ma veramente è una cosa... Il gusto... E poi vabbè, poi sai, io apprezzo tantissimo anche le cucine, la cucina giapponese, la cucina cinese, la cucina thailandese, per me sono la coreana, sono cucine veramente che se poi presentate con serietà e a alto livello con degli ingredienti che gli si devono, sono delle grandi cucine, ma anche la cucina the Persian cuisine, la cucina iraniana moderna, che è poi la cucina imperiale persa, della Persia, è una cucina interessantissima, capito? L'altro giorno stavamo cucinando sto riso che mi avevano mandato e ti pensa, ci sono dei grani di riso che sono lunghi quasi più del mio. Ah, fighissimo. Sembrano delle cose di pasta, e le abbiamo cucinate in una maniera come ci ha spiegato il tipo, e con dentro questa cipolla, e se tu le cucini giusto finisce che i grani di riso sono tutti verticali nella pentola con la tua cipolla in mezzo, con dentro tutto questo, ed è incredibile, stanno in piedi, era una cosa, un'opera d'arte. Finisce, non avevo mai sentito parlare di questi chicchi di riso lunghissimi. E, c'è un ragazzo che ha fatto una domanda interessante in chat con cui ti saluterei e dice: chef, io lavoro in cucina in Inghilterra da un anno, ho 21 anni, ma per quanto sia cucina italiana devo cucinare per una catena inglese, quindi le ricette sono pietose. Ovviamente cucinare mi piace, ma non ho mai studiato nulla, non mi dispiace cucinare a tratti, anzi mi piace molto, ma non so se devo continuare questa strada. Lei cosa mi consiglia? Sai, lui sta facendo sicuramente un'esperienza molto importante, perché lavorare per una grande compagnia che produce lo stesso mangiare magari in 20, 30, 40 differenti location in giro per l'Inghilterra, quello sicuramente
è un lavoro, è sempre un cuoco, però è un lavoro di trasformazione finale del prodotto, perché hanno solitamente una cucina di produzione nella quale poi distribuiscono il prodotto semilavorato che il cuoco della linea finisce alla fine. È una maniera un po', diciamo che ci sono tanti aspetti nell'organizzazione di un lavoro, di un business del genere, che se uno impara, poi quando lui verrà a aprire il suo business, il suo ristorante, avrà avuto delle esperienze molto importanti. Io gli dico, impara tutto quello che c'è da imparare nella organizzazione di quel lavoro che stai facendo. Le ricette poi un giorno, o le cose che ti farà piacere cucinare, poi le cucinare nel tuo ristorante, o dovrai andare a cucinare in un ristorante che non cucina in quella maniera lì. Questo non sta a dire che l'esperienza che lui sta facendo adesso sia negativa, anzi, lui magari porterà fuori del management knowledge, delle capacità di controllo, ordini, e anche questo sistema di pre-preparare il prodotto e poi finirlo alla fine, che potrà sicuramente utilizzare nella sua carriera nel futuro. Poi se lui vorrà diventare un cuoco da stella Michelin, dovrà anche magari fare dei sacrifici, sai, perché poi sai, le catene solitamente lavori 35 ore alla settimana, 40 ore, insomma sono quei lavori che non hanno tanta responsabilità, tu arrivi, fai il tuo lavoro, poi te ne vai quando è finito il tuo orario. Magari sai, se tu vieni a lavorare alla locanda c'è un attimino più di pressione in quello che è il tuo lavoro, c'è un po' più attenzione in quello che fa. Però, come ti dico, vorrei soprattutto dire che non sta perdendo tempo a lavorare per una catena. Ci sono tanti aspetti nelle catene, specialmente inglesi, che sono certe sono mandate anche molto avanti, molto molto bene a livello organizzativo. Certo che tu devi pensare che non è che si può produrre in una catena il mangiare che uno si inventa ogni giorno, per forza. Se no da uno all'altro mangeresti una cosa differente, non va bene. Invece la loro è la standardizzazione del prodotto. Però queste sono delle cose molto importanti per la nostra carriera, la standardizzazione del prodotto. Io sono arrivato a quello che sono arrivato quando veramente ho capito come riuscire a standardizzare il mio prodotto e che un'altra persona possa produrlo esattamente identico a come lo produrrei io. Anzi, tante volte penso che i ragazzi lo riescano a fare meglio di come l'avrei fatto io. Bene Giorgio, sei stato fantastico e questo era veramente un ottimo consiglio, mi sono divertito tantissimo, grazie mille dei tuoi aneddoti, dei tuoi racconti, è stata un'intervista fantastica, grazie innanzitutto di aver accettato di essere stati qui con noi e nient'altro, buon lavoro, un bocca al lupo per tutto, speriamo che usci da questa situazione al più presto, soprattutto per tutti i ristoratori d'Italia, non solo. E io sono contentissimo di aver preso parte a questa interview con te e soprattutto ero super eccitato dal fatto che ho visto che la gente che ti segue sono tutti giovani e io ho una grande fiducia nei giovani, voglio cercare di aiutare con i miei errori e con le mie conoscenze i giovani a creare un mondo migliore. E sono sicuro che ce la faranno, per cui ti faccio i complimenti per il tuo programma. Grazie. Per le tue interviste e un bocca al lupo a tutti i giovani e non smettete mai di sognare perché i sogni sono importanti e si avverano. Grazie mille Giorgio, grazie mille ancora del tuo contributo, un abbraccio davvero. Ciao, grazie, ciao.